Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Resident Evil 4 Remake. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati, quindi dopo un tuffo a bomba direi, ma che è finito meno peggio di quello che poteva essere. E mi raccomando, voi ragazzi, come sempre, lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Mi raccomando anche commentino tattico, che Un commentini atterraggio fanno. perfetto. Sono molto molto importanti che YouTube li, insomma, per il feedback, insomma, sapete sempre che per è importante la vostra interattività con i video per far sì che YouTube capisca: ah, ok, questi video potrebbero interessare, allora vi mandiamo il feedback, faccio vedere, eccetera, 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 eccetera. Quindi anche il commentino tattico è molto importante, così come sono importanti, naturalmente, cuffie, luci spente, volume a palla. Ma E cosa? via. Noi allora vediamo un attimino. Ok, ricapiamo qua la situazione. Io ho quel mitrino. Insomma, non sono proprio convintissimo, signori. Perché è proprio un mitrone mitrone. Quindi quell'altro era effettivamente più carabina. Quindi il colpo più tecnico-tattico nello sparacchiare. Però vediamo, vediamo, dai. Tanto mal che vada, e il forastero verrà brutalmente inchiappettato. Cioè, non è che può succedere di peggio. O sì, chi lo sa. Nel mentre diamo un'occhiatina anche qua in tutti i vari ipertugini. Ipertugini. È una piazzetta in realtà, nel mezzo stagno. Mortacci sua e di chi non glielo dice. Allora, un attimo che non riesco a vedere. Eccolo. Così a sorpresa ci ha buggerato. Almeno abbiamo preso uno zaffiro che, insomma, non so dove li abbiano queste bestie, gli zaffiri. Però evidentemente gli piacciono un sacco perché ne abbiamo trovati diversi. Vabbè. Noi nel mentre. Attenzione, Leon, nel caso, occhio. Che ti si pianta un paletto dove non batte il sole. Allora, qua è da fare tutto il giro. Qua ci facciamo zig zag per battere tutta la strada. In modo figurato, non come magari, che ne so, Ada o per dire, in amicizia sempre, Ada non è da debia, Chiara sa via e come su. Se la piglia, se lo piglia, insomma. Allora, è andato là, quindi qua, da qua devi ripassare. Ah, no, bastava anche quello. Zaffiro? No, pesetas. Vabbè, pure le pesetas. Che fa? Vai in giro senza spicci? Onesto. Allora, noi dobbiamo proseguire da là. Ma che fai? Ti eviti. In realtà sarebbe meglio evitare questa cosa. Beh, vedi, ci saremmo persi uno zaffiro, signori. Ma stiamo scherzando. Mica possiamo lasciare zaffiri così nelle fogne. Giusto? Merda. Ok. Ci recuperiamo pure un po' di munizioni e va bene. Allora, qua là si sale e là si sale. Mo' dobbiamo vedere qual è la strada dove non si sale per primo. Che è un pescetto questo? Vialo, vialo. 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 Leon. E che cazzo di pescatore di merda sei? Ma scusa, in altri contesti funzionava questa cosa, perché qui no? Eh no, ci serviva il pescetto, signori. Non è che abbiamo tutta sta salute, quindi abbassati. Sapim! Sapim! Fai così. Ma sei un coglione, Leon, però. Ma mo lo segui. E gli dai la coltellata! Perché adesso è una questione personale. Tiè. Che cos'è? Possiamo essere battuti anche da una trota? A me sembra eccessiva come cosa. Ok, qua ci passiamo dall'altro lato.
E mo ce la mangiamo pure, proprio a secco, così. A crudo. Hai voluto fare la trota. Ne paghi le conseguenze. Che se ne dica. Ok, allora. Fammi la spalla, questa è la cervicale, l'umidità, lo so, succede. Nota del prigioniero, un'altra persona è morta. Da quanto tempo sono rinchiuso qui dentro? I miseri avanzi di cibo che ci davano all'inizio sono spariti, non ci arriva più nulla. I dolori della fame e della sete si sono fatti intollerabili, quasi tutti si sono rassegnati a bere l'acqua nera. Il primo a trasformarsi è stato Erminio. Era così debole da non riuscire più a camminare, ma d'improvviso ha perso il senno. Quando la sua furia si è placata, due di noi erano morti. Credo che non dovremmo bere quel liquido scuro. Anche il caro Abelardo è spirato, ma ha combattuto fino all'ultimo. L'unica cosa che posso fare è onorare i corpi dei defunti e pregare che le loro anime trovino la pace. Oh signore, perché ci metti così tanto alla prova? Ma Erminio e Abelardo e... eccetera eccetera, insomma. Oh, una corona elegante. Attenzione, perché sappiamo che ci sono anche delle corone balbone. Qui si può? Ah, così. Bravissimo. No, controllo che qua. Va bene che andiamo senza indugio nel pertugio, ma ci recuperiamo. La piantina gialla. La corona poi la attrezziamo successivamente. Le robe che dobbiamo eventualmente vendere. Che ne abbiamo, ne abbiamo. Non tantissime. Ricordiamo che anche il buon Forastero. Forastero è stato infettato dal... del virus. È stato iniettato in modo abusivissimo. Allora, qui bisogna capire se ci sarà un contratto dove dobbiamo liberare la zona dai ratti. Io credo che non sia strettamente necessario liberare le fogne dai ratti. Cioè, da qualche parte dovranno pur vivere queste povere bestie, no? Credo che anche loro abbiano diritto a una vita serena. Insomma, hanno dato i contributi, hanno lavorato, hanno infettato, hanno fatto il loro, quindi... mi sembra giusto che anche loro possano avere un po' di tranquillità. Allora, qui dovrebbe esserci il mercante. Dovrebbe, insomma, ste luci viola solo lui ce l'ha, eh. Quindi non è che dovrebbe. C'è stato. Hai completato una richiesta, vero? Ti si legge chiaramente in faccia. Guarda, proprio abbiamo il cartellino in fronte con scritto richiesta fatta. Complimenti, straniero. Allora, vai con gli spinelli. Ho una novità solo per te, amico. Attenzione, solo per noi, signori. Intanto andiamo a vedere cosa possiamo scambiare, perché c'è... allora, quello che vale di cosa? Più è... Come ci siamo procurati tutte queste rarità? Non vuoi saperlo, amico. Questo però bisogna pure capire che tipo di modifica. Cosa ci offri? Non lo so. Vediamo ci però ci sono tante altre cosette interessanti, amico. Ah, la novità è il lanciapatate, che però tieni più ai soldi o alla tua vita? La vita di facile, amico. Direi discretamente sì. Mine adesive e la granata potente, onesto. Però io al momento vado prima a vendere qualcosa, ma tra il qualcosa che ti vado a vendere, l'attacco preziosi non fa differenza. Spetta a noi però decidere il ci prezzo. Sarebbe anche perché le frecce comunque non le possiamo mettere nell'inventario altro, quindi è inutile pure che ce le stiamo a portare dietro. Stessa cosa per le mine adesive. Mi spiace vendere munizioni, ma possiamo vendere pure sti cosi che sblocchiamo. Non lo sapevo. Grazie. Vabbè, comunque, prima posso di... torna presto. Aspetta, torno molto presto, ma prima di tornare andiamo a vedere che... qua non ci possiamo incastonare niente. Armicio sì.
Allora, al micio ci potremmo mettere... qua magari mettiamo quelli verdi. Verdi e giallo, dai. Questa la facciamo tutto rosso, dai. Incastona le gemme. Sì, ti fa vedere i vari bonus eventuali. Però, allora, qua... Per tre colori il bonus maggiore in realtà è... Però comunque... No, no, va solo a colori però. Si potrebbe fare... Trio 1 e 4... Allora, quell'altra quante... Questa ce ne possiamo aggiungere 5. 5 gemme potrebbe essere 3 più 2, arpocherino. Si può fare 3 più 2. Tre verdi e due uguali a piacere. Sì, si può fare. Quindi andiamo con... No, aspetta, c'è il 5 tutte uguali, ma non... Cioè, non possiamo farlo perché ce ne manca una quadrata rossa. A meno che non aspettiamo, perché tre rosse tonde ce l'abbiamo. Ce ne manca una quadrata rossa. Quadrata, rettangolare, insomma, per fare 1,9. Vabbè, sti cazzi, famo. Così, 3 più 2, va bene, dai. Fammi il 2. Così, e passa la paura. Ok. E questa... Te la confermo. Per quanto riguarda invece, qui possiamo fare il trio di rosse. E va bene. A posto. E vabbè, valgono Trovarci. abbastanza, quindi. Benvenuto. Tavoli di legno, vabbè, c'è sta mantenenza, semmai. I tuoi Uno, oggetti preziosi non due, serviranno a nulla nella tomba. tre, corona, lince. E abbiamo fatto i Grazie. soldi, che però se ne vanno via molto velocemente, perché qualora io volessi prima Come riparare nuovo. questo... Puoi riparare assolutamente Persino questo. io sono stupito da questo lavoro. E poi, signori, come detto, qua... Qua non lo so perché non... Non sono... Modificare un'arma in base alle tue necessità. Non trovi che sia una cosa grandiosa? Sono veramente indeciso. Sono indeciso anche se tipo migliorare questo o tipo portarmene un'altra, magari cambiarla e mettere... Allora... Bene, vedi di non rimanerci secco. Facciamo una cosa. No, sono indeciso pure se cambiare della serie e mettermi una di quelle pistole che ne so, al deposito ci abbiamo messo... La red, magari prenderci la red e modificarla per bene. Però dovremmo venderla questa per riprenderci i punti. Non ne sono convinto. Questo qua, onestamente, la carabina. È da Benvenuto. valutare. Vabbè, dai, facciamo una cosa, signori. Di Ecco a te, come desideravi. potenza. Magari anche un po' di Che te ne capacità. pare, amico? Un esperto come te dovrebbe notare subito la differenza. Aspetta, tipo, uso un biglietto di modifica speciale per sbloccare questa modifica. Ok, quindi può perforare fino a Se speri di 5 sopravvivere lì obiettivi. fuori, devi potenziare la tua attrezzatura. Vabbè, proviamo tanto, mal che vada questa ce la rivendiamo e sti cazzi se non ci piace, perché la potenza non è...
Cominciamo a capire quali sono i tuoi gusti. Abbiamo una bella selezione di articoli in vendita, straniero. Potremmo anche fare... Non possiamo... Scusa. Già che ci siamo, qua dobbiamo incastonarne tre e ne facciamo tre diverse perché purtroppo... Potremmo anche aspettare, in realtà. Anzi, facciamo una cosa, aspettiamo, un dai. Stessa cosa per quanto riguarda magari anche la... La cosa, là, la modifica di quell'altro. Vorrei però vedere un attimo... Facciamo così. Uno. Due. E prendiamoci... Benvenuto. Oh, sapevo abbiamo che questa 30, sarebbe stata la tua... Torna presto. Un po' di munizioni per il pompazza. Ma sì, che pure quelle fanno comodo. Queste ormai ho finito... Il tutto. Qua andiamole a... Compattare... A posto. E va bene, dai, signori. Ci può stare. Aspetta che richiariamo tutto. Facciamoci trovare preparati almeno. Sì, perché alla fine la Punisher non è neanche così male come pistola, tutto sommato, cioè più che altro anche per il fatto di vedere il rinculo che non è eccessivo, eccetera eccetera. Quindi azoto liquido per le emergenze, richiesta di Isidro Uriarte Talavera, data di installazione 2 novembre 2002. L'installazione delle docce di azoto liquido richiesta il mese scorso è stata completata. Attenzione, l'azoto liquido è una sostanza estremamente pericolosa, l'esposizione ad essa può causare cecità, ferite da congelamento e persino la morte. Maneggiare con cura. Può servire, può servire. A livello di mappa stiamo... Ok, dobbiamo andare lì, magari se... Dobbiamo anche andare dritti per dritti, eventualmente. Qual è la cosa? Cazzo, no! Magari mi poteva avvisare che ce l'avevo in testa, però... No, per sapere, eh. Un momento. Cronache della ricerca 3. Maggio, 9 anni dalla mia illuminazione. Al rilascio di questa valvola, il liquido nero scorrerà nelle mie vene, circolando all'interno del mio corpo intero. Credo che sarà l'esperienza più dolorosa della mia vita. Aspetto questa prova con grande trepidazione. Sarà un onore soffrire il sacro travaglio della rinascita. La prossima volta che mi sveglierò, sarò un vero servitore del padrone Ramon. Io, Isidro Uriarte Talavera, faccio un voto. Oltrepasserò i limiti dell'uomo e diventerò un vero servitore di Dio. Troverò gli eretici e sarò il loro carnefice, il loro verdugo. Guarda, spero che tu sia soddisfatto di quello che hai fatto, le tue cose, però... Questa gente non sta bene. Questo sicuro no. No, per dire, per carità, Questo di certo non se la passa proprio benissimo, è informissimo. E... Aspetta, fammi vedere prima il foglietto qua. Avviso sulla fornitura di energia. Dispositivi fuori servizio. Per risparmiare elettricità, la corrente è stata interrotta per alcuni dispositivi, tra cui l'ascensore. Può essere ripristinato usando l'interruttore localizzato in fondo al laboratorio. È onesto, vedi? Adesso ci ha segnato che dobbiamo andare là, quindi sì, effettivamente ti fa comunque fare il bel giretto. Coltelli ne abbiamo in quantità. Eccola. Sarei curioso di provare questa appunto per vedere se riusciamo a gestirla. Aspetta, veloce.
Cioè gestire aereo in culo, cazzi e mazzi, ma io non credo. Però voglio capire dov'è che esce. Ho sbagliato lato? Azoto liquido. Meglio non avvicinarsi. Dipende dove sta la bestia, in realtà. Allora. Io la sento qua e non vorrei di niente, ma... No? No, anche qua. Vabbè, si sente da tutte le parti perché in realtà dovrebbe stare qua sopra. Però ci sarebbe da individuare un attimo la situazione, perché si può? Permesso? Allora, intanto nel dubbio, Leon, tu parati il culo, eh. Stai vicino a... a zone di fuga che non si sa mai. Lascia fare questo. Leon oggi c'è, domani no. Scusa, qua come mi impertugiavo? Gentilmente. Perché qua il nostro l'abbiamo fatto. Questo è chiuso, probabilmente sì, c'è un altro... bagarozzo che ci apre. Allora, andiamo qua. Mi terrei anche vicino a sti cosi. È chiusa. Ma che se fa così? Anche quella è chiusa. Vabbè, andiamo a attivare queste cose. No? Allora. Vabbè, almeno sta schivando. Ultime parole famose, magari. No? Controlliamo un attimo. Cos'è? Bombole anche. Non c'è una colorazione molto fashion. Prima di attivare qui, vediamo se ci sono altre cose da raccattare. Pare di no. Ma bisogna sempre stare accorti, signori. Sempre e comunque. Immagino che ci venga a far visita anche qui, no? Ok. Tu sei il cagnolino di Ramon? Beccato? Vedi, questo c'è. Carità, c'è stanno, quanto te dura. Quindi vuoi giocare a nascondino? Stiamo noi a giocare a nascondino in realtà, eh? Ok, mo credo se ne sia andato e quindi andiamo al prossimo. Se mi ricordo dove stava, perché credo che lui abbia più memoria di noi. Allora, di certo più orientamento. Eventualmente si potrebbe anche azzardare una bomba a mano, eh. Ma dove sei? Intanto si è schivato un po' così, diciamo. Cioè. Oh, schiva. Merda, schiva. Ma non scende?
Ma di qua non lo riattivi? Bisogna attendere, mi scusi. Aia. No, l'ha cliccato però, o no? Prendi questo. Non so se posso insistere o... Se l'insistere ha la sua utilità o no. Vero, vero, questo è vero. No, credo che dobbiamo andare all'altro. Scusa, eh. Oppel. Mamma mia, ma che agilità già proprio. Ma guarda, sei veramente fenomenale. Una roba straordinaria. Guardalo lì. Ma di che stiamo a parlare? Ce n'era un altro qua da... Oppela. Guarda come fa le capriole lui. Nessuno mai nella vita. Eventualmente posso recuperarmi anche delle... Oh, cazzo. Forse non è il caso di gioreggiare in questo modo. Mi segue lei? Un po'. Ah no, questo è proprio rotto, è vero. Una volta usato da attaccare al cazzo. Ma io la porta questa l'ho riaperta poi, sì. Bravissimo. Ma che ne sa, che ne sa. Questo è biondo, ma mica completamente scemo. Vabbè, poi abbiamo quello. Ce ne stava un altro di qua. Allora c'era quello lì e questo qua. Vieni, vieni. Troppo presto? Oh merda, no, troppo presto, ho sbagliato lato. Aspetta. Mi dia del tempo per recuperare. Cristo Dio. Non ho capito però se l'ho fiato o no. La madonna. Va, porca puttana, vedi queste... queste banalità così per... che fanno un culo. Sta bomba, dai. Un po' troppo vicino, Leon. Magari anche più lontano era fattibile. Io credo che comunque... ecco, questo... lo dobbiamo fare... salta tutte in faccia, perché... non basta una così a caso. Allora, qua la porta la apri e va bene. Dove risbuchiamo? Qua. Ma io non voglio andare qua perché... ah, era fanculo però, eh. Mi devo andare a recuperare un sacco di cose. Mo se mi danno tempo, senza che venga brutalmente inchiappettato. Mi ho sbagliato strada. Oela! Scusa, da dove cazzo ero passato io prima? Ma che mi ha chiuso la porta? Ma noi da qua siamo passati. Oh la madonna, incoronata però, eh. Mo è un problema perché siamo rimasti bloccati contro il muro di Cristo. Vabbè, affanculo. Aspetta, devo capire dove cazzo devo passare, perché non sto a capire. Poi ci veniamo dopo, qui è il barchino qua. Questo è quello che ci ha sfondato. Vabbè, sti cazzo, andiamo di là. Farà ripassare, penso. No. Ma non è vero. Ma ho utilizzato tutti quelli che c'erano da utilizzare di cose da congelamento. Dobbiamo scappare come degli idioti. Cioè, io quindi ho sprecato praticamente tutte quelle munizioni, tutte quelle cazzo di cose per provare ad eliminarlo. Non ci credo che non si possa eliminare, signori. Arriva! Hai visto? Finalmente un po' di pace. Le mie condoglianze al tuo padrone. Monocolo d'oro, ne è valsa la pena? Io credo proprio di no. Se ci risparmiavamo tutte le munizioni, forse andava molto molto meglio.
munizioni e salute eventualmente. Comunque mi sono recuperato pure il tesoro. Mi ha fatto rifare tutto da capo. Da capo. Quindi piacevolissima come cosa. E andiamo. Andiamo, eh. Stendiamo un caschetto biondo pietoso. Sofferenza finirà come quella della nostra nuova figlia che si è unita a noi in comunione e adesso lei è nostra carne e nostro sangue. Il mio fedele discepolo le mostrerà la via. Paura, offri la salvezza a queste anime perdute. Ai suoi ordini. Chi si rivede? Ti faccio un buon prezzo. Ok, ok, capitolo terminato. Salvatina, salvatina, tecnico tattica. Ok, andiamo avanti, andiamo avanti. Ti senti meglio? Sì, pare che funzioni. La brutta notizia è che hai solo guadagnato un po' di tempo. Gli effetti dell'inibitore svaniranno molto presto. Pronto ad andare? Non preoccuparti per me. Ashley è la priorità. In tal caso, sappiamo che cosa fare. Andiamo, Sancho Panza, a salvare la principessa Dulcinea! Così ti fai male. Ehi, era la mia lancia. Ok, ho capito, andiamo. Perché mi aiuti però? Cosa ci guadagni? Non essere diffidente. Ho detto che ti avrei aiutato, no? Allora, Luca, Luca. Torna in superficie. Aspetta che... Nel mentre... Comunque controlliamo un po' di robe. Registro del supervisore. Data 11 ottobre, oggi è il giorno più brutto della mia vita. È il quinto compleanno di mia figlia, ma io sono qui, bloccato su una barca mal ridotta diretta verso un postaccio remoto. Se non fosse per la paga, nessuno accetterebbe di lavorare qui in mezzo al nulla. 19 ottobre, dal castello ci ricordano costantemente di stare attenti durante gli scavi, ma alcuni lavoratori sono collassati dopo aver inalato della polvere. Qui succede qualcosa di cui siamo all'oscuro, ci sono troppi segreti. Anch'io ho iniziato a tossire, devo dormire. 26 ottobre, c'è davvero qualcosa che non va in me. Ho tossito sangue 3 volte oggi e mi sento così debole da riuscire a stento a muovermi. Merda, non sarei mai dovuto venire qui. Sono venuto per guadagnare, ma alla fine sono io che la sto pagando cara. Sono un padre terribile. Mi dispiace tanto, tesoro mio. Ti meriti di meglio. Data ottobre, generico. La testa non funziona da stamattina. Perché? Ho vomitato altro sangue. Tanti insetti che strisciano. Sento una voce. Data, si è persa pure quella. Un buon giorno per lavorare. Scavare mi dà gioia. Sono pieno di felicità. La offro tutta a te. Farei di tutto per te, Lord Sadler. È un bel lavaggione del cervello. Ho nuova merce che potrebbe piacerti. Ah, e credo che ci sia anche un altro poligonino. Benvenuto. Come che posso essere Blacktail. Tieni più ai soldi o alla tua vita? Una scelta facile. Scusa, abbiamo una bella selezione di articoli. No, sto cercando di capire cosa ha di nuovo, perché nel senso non Blacktail è quella che abbiamo ridato noi, quindi siamo invecchiati ormai, c'è poco da fare.
Era la Punisher. Anche una pianta gialla, serve niente altro. Allora, intanto un gioco da ragazzi. Persino io sono stupito da questo lavoro. Allora. Non dimenticarti di affilare il tuo coltello. Può fare la differenza tra la vita e la morte. Non so se comprare, o meglio, forse scambiare in realtà. Potremmo prendere una pianta gialla per mettere insieme a quelle altre due che abbiamo già unite per aumentare anche un po' la salute massima. Potremmo prendere il gettone per provare a vedere se becchiamo qualcosa in più. Ma il ticket anche per una modifica speciale non sarebbe affatto male. Però ce li giochiamo tutti, pure il mirino laser per dire per la cosa andrebbe bene. Posso fare e facciamo una cosa. Io per curiosità andrei a vedere anche... Non so se ci sono nuove sfide, perché comunque magari qualcosa di nuovo te la sblocca pure. Io magari me lo faccio io. Un gettone ce n'abbiamo di quelli d'oro. E... Alcuni bersagli sono particolarmente solidi. Scommetto che altri tre. Vabbè, tanto per... Poi me li faccio io nel caso. Non prendertela troppo comoda. È così che si fa. Che cazzo? Ehi, devo ricaricare. No, vabbè, già ce lo siamo giocati, però anche per vedere. Quello se non li prendi tutti non arrivi al livello bonus e quindi anche in... Qua per dire, a volte, ecco, io mo per dire faccio così per il semplice fatto che alcuni di questi sicuramente c'hanno un teschio nascosto, Però non lo sapremo se non ci proviamo. Perché capitava anche ad altri che c'avevano il teschio imboscato. Poi magari me li rivedo io per conto mio. Quanti... non so quanti ce ne stavano all'inizio, vabbè. Allora, ho modificato un pochino la capacità delle armi. Al poligono in realtà non mi ci sono fermato poi, perché... abbastanza impugnato per andare avanti. E quindi magari poi, quando ricapiterà, ci ridarò un'occhiatina. Però per il momento volevo proseguire, anche perché sennò... Poi mi infogno pure là al poligono e è finita. Allora. Proseguiamo. Non ho usato gli scambi delle... per me fidarmi delle... di uno che lavorava per l'Umbrella. Hai saputo, eh? L'Umbrella è finita. Non devi più preoccuparti di loro. Non hai risposto alla mia domanda. Qual è il tuo scopo? Voglio solo sentirmi in pace con me stesso. Fare ammenda. Una roba simile. Non ho fatto scambi anche per il fatto che c'è quello da 30, quindi avrei preso anche l'erbettina, ma altri contratti non ne stavo beccando. Dinamite spostata nel deposito M4. Riguardo l'uso degli esplosivi, i crolli sono frequenti. Mantenersi a distanza dall'area dell'esplosione. In caso di disastro, ripulire l'area immediatamente. Assicurarsi che al suo posto sia presente un numero sufficiente di dipendenti. Che sul posto. Allora, qua dobbiamo attrezzarci però per far esplodere. Ehi, il tutto. Da quando è un vicolo cieco? Prima si poteva M4 sta di qua. Adesso non si può, quindi tocca andare a recuperare prima di tutto la dinamite. Stando accorti. Non mi dà grandi soddisfazioni, immagino. Lo so male però. A quanto pare abbiamo compagnia. Che vuoi fare?
Che vuoi fare? Indovina un po'. Qualcosa dobbiamo pur fare. Mo. Stealth non credo che. Riusciamo a combinare qualcosa, quindi. Proviamo a vedere fin dove. Qua non si può salire, no? Ci dobbiamo per forza buttare. Ma scusa, io mi vorrei solo affacciare lì per provare a beccare qualcun altro. Vediamo se c'è qualcuno che vediamo da qua. Così almeno qualche cecchinata, tra virgolette, la potevamo provare a lanciare. Figura. Me lo dite un forastero, per piacere. Ho un regalo. No. Me l'ha parata lui, la volevo. Aspetta, che cazzo è? Affanculo. È esploso il mondo. Compreso Luis? Non capito. Occhio. Si conto su di te, però pure tu. Madonna. No, vabbè, sta attrezzato però pure Luis. Fa esplodere cose, bravissimo. Scusa. Meglio che mi sposto un attimo qua. Occhio, andiamoci. Ah cazzo, aspetta, c'è questo. Eh no, perché se poi ci ritroviamo in un vicolo cieco sono cazzi. Magari ancora vivo. Abbiamo svangata a pelo. Scusa, in amicizia. Funzionato? Mica tanto. La signora è coriacea. Mi cazzo un po'. Questa non è una costellata in testa. Sta piena la mignotta. Occhio. Ma che se fa così? Lascia a terra quella cazzo di cosa. Levati dei coglioni tu. Niente male, vero? Basta, eh. Ah no, basta il cazzo, hai fatto bene. Aia. Niente. Insomma. Allora, un momento, perché è successo un macello qua, eh. Abbiamo da recuperare un po' di robetta. Qua due spicci qua. E poi abbiamo, immagino, dov'era lì sopra il, o sotto? No, credo sotto il. Ah no, dall'altro lato però, aspetta. No, il tesoretto, sto cercando di capire dove cazzo sta, che poi qua è chiuso. Niente. Il ponticello lo riusciamo a far scendere? Non da qui. Ok, così è quello. Qui almeno ci segna che la strada è chiusa. Adesso altro tesoretto lì sotto. Anche qui. Dobbiamo fare il girone per arrivare là.
Stiamo accorti che... Aspetta, va. Prendilo da dietro. Non così, però. Hai visto il forastero? Aspetta. Tu controlla le scale se arriva qualcuno, Giovano. Ok. Passiamo di qua. Vabbè che la porta era chiusa, però non si sa mai che qualcuno stava qua nella stanzetta imboscato ad aspettarci, perché tutto è possibile. Apri la porta e... Allora, a livello di piante non stiamo messi benissimo in realtà. Magari mi creo questa e nel mentre mi pio questo, sti cazzi. Poi saliamo da qua. Ma ci deve essere qualcun altro, perché sento... Sente qualcuno che chiacchiera, non vorrei di niente. Attenzione. In corso, sai cosa fare? Certo. Ah, questo non era necessario, però. Non puoi camminare, no. Quando c'è il ginocchio rotto, lo cazzi tua. Aia. Fanno male i ginocchi al signore. Momento che prendiamo le pesetas qui. Attualmente senza troppe rotture di pelotas. Poi andiamo a prendere anche la... la cosa. La dinamite. Una clessidra dorata. Molto bene, molto bene. Sono comunque soldi. Poi un po' di pesetas pure qui. Ok. A posto. Perfetto. Questa mia utile. Preso tutto? Area di demolizione, sì, comunque ha preso, dovrebbe dinamite, aver preso. Bel bottino, amico mio. Già, può servire a liberarci di quella roccia. Andiamo, va. Con calma, che si sa mai che eventualmente... Dio mio! Prossima volta, avvertiti. Tu già stavi imboscato, siamo noi che ci stavamo a rimettere, tra l'altro. Te la cavi davvero bene? Sicuro di essere soltanto un ricercatore? Sa che va bene a fare cose. Sono solo un tipo qualunque, anche se tutte le donne mi desiderano. A parte questa ansia nel quando cammina, però si può? Dopo di te, insisto. Che gentiluomo. Questo è pure carrozzato, eh. Mi sei debitore. Lui sta tanto. Uno è carrozzato, uno no. È sempre così con te. Ora. Sì, mi ricordo sta cosa. Sconfiggi due gigantoni qua. Sì, dobbiamo attrezzarci con... Allora, qua si doveva aprire qualcosa, mi ricordo. Devo aprire. Ah. Luis, togliti di mezzo.
Ok, sì. Va bene, ma dobbiamo solo attirarli qui ed eventualmente... eventualmente stunarli. Madonna. Però non credo sia... facilissimo. Aspetta. Non so quanto dura la stonata però, ma credo veramente poco. Scusa. L'armatura lo protegge. No. No. Mi ricordo come cazzo si faceva. C'era un modo, ma... Battelo a pesca adesso. Fatemi vedere un attimo se... Se schiantano tra di loro a me mi fa piacere. Si è spostato! Lo so, che cazzo devo dire? Aia! Vaffanculo. Si devono pestare tra di loro perché sennò è l'unico modo. Non è l'unico modo in realtà, potremmo anche acciaccarlo un pochino, tipo. Non so cosa c'ha le gambette flebili o meno. Madonna. Ma che cazzo ci vuole a mettere un proiettile? Cioè, usa quello, finisci pure con quello e basta, no? Vieni qua, biondo. Vediamo. No, eh. Rimani là. No, eh. Mando a fanculo adesso o dopo? Culo, però guarda quanto cazzo è lento. Come cazzo fai? Anche volendo. Ah no, è vero, quando esce il bagarozzo sopra noi possiamo fare qualcosa. A parte morire, che forse è la cosa migliore che possiamo fare. Dobbiamo far portare pure qua. Dove cazzo sta? Se pestano tra di loro magari. Vediamo. Vai. Dai, guarda come si spostano però, pezzi di merda. No, non si... si deve fare per forza nel... predefinito, ma eventualmente... Devo aprire. Non credo sia questo. No, vediamo se magari... Ah no, ok, sì, pure se non sta preciso. Insomma, dai. Abbiamo capito. L'altro sarà più difficile. È carrozzato, quindi direi proprio di sì. Però se riusciamo, non riesco, non so dove sono, sono bloccato. Tienilo occupato. Sì, si è spassato il giubbotto, ma lui... Ok. Sono qui! Bravo. Vai. Ok, dai. Ci sta. Gioco di squadra ha pagato. Abbiamo preso un po' di botte, ma ci sta. E ok, non c'è nient'altro da recuperare qui, quindi direi che possiamo anche...
che andarci. Sì, senza urlare, sto qua, non so se mai visto, ma non era necessario proprio. Allora, Luis? Bene, ho aperto. Un attimo. Questo. Allora. Ce la siamo vista brutta. Hanno messo quei mostri di guardia anche qui sotto? Il sottosuolo è il loro luogo sacro. È qui che hanno scoperto le Plagas, custodite dentro antichi depositi di ambra. Mi sembra giusto. L'ambra è pericolosa, cioè escono i dinosauri. Tiene un sacco di cose. Molto bene, molto bene. Insomma. Allora, signori, io direi che puoi davvero salire su questo coso? Vedi forse altre soluzioni? Perfetto, vedi, c'è anche una macchina da scrivere apposta giusto per salutarci qui con questo episodio. Voi mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Mi raccomando, sostenete il nostro forastero con like, condivisioni, come detto, anche commentini. Seguiteci sull'altro sito per le live, secondo canale, Instagram, e ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da quel tale Ale.